Buongiorno a tutti, sono Andrea Rebusco, alle mie spalle la sala operativa di AG Markets. Andiamo a fare un overview di quello che sarà l'andamento dei mercati finanziari a livello internazionale nella giornata odierna e quello che saranno i dati, i fattori macroeconomici che influenzeranno tali mercati. Prevediamo un'apertura in lieve calo per i principali indici statunitensi. In questo momento il future su Dow Jones sta performando con un segno negativo dello 0,12%, mentre il Nasdaq 0,15% e Standard & Poor's 0,2%. In Europa il FTSE 100 guadagna lo 0,7%, il CAC lo 0,2% e il DAX di Francoforte lo 0,3%. Seduta quella di oggi caratterizzata ancora dall'incertezza dopo il nulla di fatto del summit speciale che è stato organizzato ieri appunto a Bruxelles. Prevediamo ancora molta cautela da parte degli investitori dopo che i principali leader europei hanno riconosciuto il problema, non hanno ancora presentato misure concrete alla risoluzione, diciamo, di una possibile uscita della Grecia oppure di un eventuale salvataggio. A Piazza Affari il FTSE MIB sale dello 0,6% a quota 13.060, contrastati i titoli appartenenti al settore bancario con Banca Popolare di Milano che cede oltre il 2,5% e Intesa San Paolo sale dello 0,5%. In calo Premafin meno 4,2% dopo il forte balzo di ieri, mentre sale dell'1% Eni dopo l'annuncio di aver scoperto un nuovo giacimento in Egitto. Tra le valute continua la debolezza della moneta unica rispetto al dollaro a quota 1,2560 dopo aver testato i minimi a 1,2516. Rispostiamo i nostri obiettivi da 1,2110 a 1,20, obiettivi di medio-lungo periodo. Sul fronte macro una mattinata caratterizzata da dati deludenti, male l'IFO tedesco da 109,6 che era quello che era stato previsto dagli analisti, è stato annunciato un IFO pare 106,9, male sia quello della situazione corrente sia quello delle aspettative, quindi deludono anche i dati provenienti dall'Asia, quindi con un PMI fatturiero cinese pubblicato da HSBC in continuo calo per il settimo mese consecutivo. Sulla panoramica per quanto riguarda invece le aste dei titoli governativi, abbiamo avuto ieri il Tesoro statunitense ha emesso 35 miliardi di dollari con rendimenti sempre in calo che rappresentano quindi la continua avversione del rischio da parte degli investitori. Ciò è anche raffigurabile nello spread BTP Bund a quota 431 punti base. In continuo calo il metallo giallo a quota 1554 dollari l'oncia e anche il petrolio dopo aver testato l'importante livello psicologico di 90 dollari al barile. Grazie mille, arrivederci.